I'm the Trumpster, motherfucker. Bella ragazzi, sono Darkest Beppe e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 2. Raga, è un video che non volevo neanche mettere perché sinceramente non è un granché, però cioè alla fine ma contento. È un 74 kill sulla mappa Raid su Guerra Terrestre ed ero con dei miei amici, ero in gruppo, ero con De Luis, lo potete anche conoscere perché è nella mia e nei miei come cazzo si dice nelle Dio maialuzzo nelle cose negli iscritti in cui seguo, ecco, quando entrate nella mia nel mio canale vedrete dei canali in sotto in descrizione in basso a destra e lui è uno che seguo molto, ha più di 1000 iscritti. Poi c'è anche ZVec mi sembra su Black Ops, cioè su YouTube è conosciuto come Byvec, mi sembra una cosa del genere. Comunque, tralasciando questo discorso, stavo usando il PDV. No, beh, non sto qui a elencarvi la classe. Stavo usando il PDV, canna lunga e cazzate varie, sta minchia. Vabbè, poi come serie punti stavo usando drone di scorta consigliato da De Luis, cani e sciame. E devo dire che i cani a me non mi fanno tutta sta strage, però vedrete nel gameplay appunto perché non mi fanno tutta sta strage i cani. Comunque, tralasciando anche questo discorso di merda, è un video raga per aggiornarvi un po' della mia situazione che sto avendo nella mia famiglia. E cioè che praticamente sto avendo dei problemi con la scuola perché, cioè, da sincero mio papà, perché con lui praticamente che ho più rapporto, gli ho detto che ne avevo 5 sotto nella pagella, tutte 5 con il 5 e mezzo, e diciamo che un po' si è incazzato e ha fatto che ritirarmi PlayStation e computer. Adesso starete dicendo come cazzo hai fatto a pubblicare questo gameplay. Allora, adesso ho preso la scusa che dovevo fare una relazione di fisica, anche se non è vero, per farvi sapere nella situazione in cui ero, ecco. E questo è quanto, raga. Adesso cercherò, cioè praticamente lui mi nasconde PlayStation e computer. Io so dove sono nascoste, però devo stare attento quando arriva a non farmi beccare. Il computer alla fine non è che ci vuole più di tanto a spegnerlo così, però la PlayStation ci vuole un bel po'. Soprattutto non posso usare nemmeno le cuffie perché sarebbe un bel problema, perché non riuscirei a sentirlo. E comunque, cosa volevo dirvi? Vabbè, il gameplay alla fine è un gameplay che ho voluto mettere soltanto sottofondo per parlarvi un po' della mia situazione. E poi, cosa che volevo dirvi? Avevo detto sulla mia pagina Facebook che avrei iniziato la serie su Far Cry 3, però non avendo la PlayStation, raga, non credo che riesco a iniziarla, cioè a continuarla, perché avevo già fatto un piccolo accenno d'inizio. Comunque appena riuscirò a fottergliela, a prendermela, penso di registrare il live. Adesso vedrò bene cosa fare, raga. Comunque, volevo anche dirvi che aprirò un nuovo account per giocare con gli iscritti, però lo vedrete nel prossimo video, raga. Cioè, adesso devo decidere ancora perché il gameplay ce l'ho del per avere un, come posso dire, per una presentazione di un nuovo account, e però devo pubblicarlo, ecco. Adesso vedrò bene quando commentarlo. Comunque penso di chiamarmi Killers Beppe o Lethal Beppe, adesso vedrò bene cosa fare, raga. Ho già fatto due o tre partite con quell'account. E come prima partita, cos'è che ho fatto? Non mi ricordo quanto ho fatto, comunque ho fatto un buon punteggio. E come seconda partita, o terza, ho fatto un punteggio di 37-0. Però non ho chiamato non ho fatto il nuclear, perché sennò sarebbe stata veramente una cosa epica, raga. Però non l'ho chiamato, adesso non so perché forse
Avevo. Ah sì, ecco perché avevo usato il VTOL, l'avevo appena sbloccato, l'ho messo e ho fatto una strage. E comunque, un trucchetto, raga, che vorrei mettervi nel mio canale per fare alti punteggi, oltre ad avere connessione, essere bravi, conoscere le mappe, avere buone armi e queste cazzate varie, soprattutto è incontrare i nabbi, cosa molto facile, no? E me ne sono accorto veramente, cioè facendo il nuovo account, perché con il mio account già di Darkest Beppe incontro parecchi nabbi, perché essendo al primo prestigio e avendo un ratio basso, incontro nabbi del mio livello. Invece nell'account che mi sono fatto di Killers Beppe, non avendo un ratio alto, perché alla fine è basso, vabbè adesso tralasciando quelle cazzo di partite che ho fatto, però incontro i nabbi. Ho fatto due partite, ho fatto una strage. Ho incontrato nabbi che non potete nemmeno immaginarvi. Adesso nel prossimo video, oppure il prossimo ancora, adesso deciderò bene, quando pubblicarlo, vi metterò il mio video con l'account di Killers Beppe, perciò lì potete aggiungermi tranquillamente, vi accetterò tutti finché potrò e lì potremmo giocare insieme tranquillamente, raga, senza alcun problema, perché con Darkest Beppe io, raga, gioco con gli amici più stretti, ecco, tipo, cioè io gioco con De Luis, con ZVEC quando mi invitano, oppure quando li invito io vengono tranquillamente. Poi con Olli, adesso non mi ricordo, raga, come si chiama, comunque è un amico di Luis, De Luis e ZVEC. E poi gioco con Cristiano, Emiglietto, i miei amici che abitano nel mio stesso paese. E poi altri, raga, ce ne sono parecchi con cui gioco, con cui ho legame stretto, ecco. E non, praticamente con pochi iscritti gioco nel mio canale, perché tipo Rockets, non mi ricordo come si chiama bene, però Rockets, non mi ricordo, porca puttana, non mi ricordo come si chiama. Comunque, capito, ce l'ho, gioco con lui. Poi avevo un bimbo minchia in mezzo alle palle, ma l'ho cancellato dagli amici perché mi aveva fatto girare i coglioni, ero su Nuketown, avevo fatto una bella partita e mi ha rotto i coglioni entrando nella partita, nella lobby, e purtroppo uccidendomi sempre a una dal VTOL, così. E niente, raga, quello che volevo dirvi ve l'ho detto. Io spero di essere stato chiaro. Perciò nel prossimo video, per chi mi volesse aggiungere nel nuovo account per giocare con voi, io accetto tranquillamente. E niente, raga, adesso non è che mi dovete tartassare delle richieste d'amicizia, però cioè io cerco di essere il più disponibile con voi. Alla fine, i commenti che mi scrivete io vi rispondo tutti, anche come messaggi privati, così vi rispondo praticamente sempre senza alcun problema. E niente, raga, volevo dirvi che siamo arrivati a 500 iscritti, vi ringrazio dal primo all'ultimo. Il vlog penso di farlo per il 30, raga, perché avevo intenzione, perché grazie al mio amico Alessandro Gattoni, che lo amo, il mio via Montesuzzo è bello, praticamente avevo intenzione di fare un vlog mentre ero in discoteca con gli amici, cazzeggio, mentre balliamo, mentre beviamo, mentre fumiamo, mentre facciamo tutto e di più. E penso che sia una buona idea per, insomma, per essere diverso dai soliti vlog che si fanno davanti a una cazzo di webcam, magari andando in giro anche a chiedere di fare i complimenti a Darkest Beppe, essendo tutti ubriachi, molto facilmente me li faranno. E cioè fare i saluti a Darkest Beppe, andrò in giro con il telefono, raga, a fare questa cosa qui con il mio amico Alessandro Gattoni. Penso che uscirà un video della Madonna. Adesso ancora per il 30 c'è tempo, però ho voluto aggiornarvi un po' della situazione e delle cose che voglio fare, ecco. Spero che i video dello Juventus Stadium vi siano piaciuti. Insomma, anche perché non è Juventino, dai, raga, che cazzo, non rompete i coglioni. Fate i buoni, insomma, le buone persone, ecco, non è che dovete rompere i coglioni perché non siete Juventini. E niente, raga, io spero di essere stato chiaro, ho detto tutto quello che volevo dire. Ho visto che
il video della... Ah, ecco, se vi piace il video della mob che vi ho fatto, basta che me lo dite, ve lo rifaccio, raga, perché mi sono divertito veramente tanto. Prima partita del giorno, 18 di fila. Vabbè, non voglio commentare perché sennò mi sale soltanto il nervoso. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento, raga. Come sempre vi cito, vi obbligo ad andare in descrizione nella mia paginuzza Facebook. E siamo arrivati quasi ai 70, siamo ai 65, anche lì stiamo andando molto bene. E niente, iscrivetevi al mio canaluzzo, raga, che siamo già a 500 iscritti. Chi se lo sarebbe mai immaginato di arrivare a 500 iscritti? Io vi ringrazio di cuore, raga, il prossimo vlog che farò sarà quello dei 1000 iscritti. Un traguardo molto difficile, molto impegnativo, ma penso di arrivarci con forza e amore per la PlayStation. No, scherzo. Dai, niente, raga, ci becchiamo al prossimo video. Vedrò bene cosa pubblicare adesso e niente, ci si becca al prossimo video, bella.